gran flusso di pellegrini si recava ogni anno per celebrare la Pasqua a Gerusalemme, la festa più importante dell'anno. Pensate un po' che tanti addirittura si indebitavano per recuperare i soldi per andare almeno una volta nella vita a Gerusalemme. Immaginate Gerusalemme che cosa diventava in quei giorni. Ma un macello, la popolazione arrivava a circa forse a 200.000 abitanti e quindi questo via vai di gente faceva sì che anche a livello economico il circolo della moneta facesse ingrandire le casse dei commercianti. E quindi immaginate come i nostri paesi turistici, soprattutto d'estate, aprono negozi sempre chiusi, si inventano nuovi mestieri, ognuno cerca di recuperare come può. Anche i sacerdoti del tempio facevano la stessa cosa. Nel tempio stesso, che era il luogo sacro per eccellenza per Israele, il luogo della presenza di Dio, anche lì nell'atrio esterno praticamente aprivano degli, come la parola greca stesso dice, degli empori, cioè dei negozi, e vendevano di tutto. Immaginate i più grandi santuari della storia. No? Allora approfittavano di questa folla di gente e di pellegrini che andavano al tempio per vendere di tutto: animali per i sacrifici, buoi, pecore, di tutto, di più, e vendevano un sacco. Anzi, con la vendita di quelle settimane, almeno tre che precedevano la Pasqua, fin dopo la Pasqua, potevano campare bene tutto l'anno, diciamo, approfittavano di questo evento religioso facendolo diventare addirittura un evento economicamente importante. E nella scala sud-occidentale avevano addirittura fatto sì che si potessero ricavare 4 stanze per i cambiavalute. Sì, perché i denari romani non potevano essere presentati come offerta al tempio, dovevano essere cambiate con le monete sacre di rame. Allora giù c'erano i cambiavalute, tu portavi i denari romani, loro te le cambiavano. Immaginate, la trattenuta per questa operazione era del 12%, un sacco di soldi. Gesù si trova in questo contesto, tanta gente, animali dappertutto, folla, il macello, non dice una parola. Pensate che tutti e quattro gli evangelisti riportano questo passo biblico, quindi per segnare l'importanza di questo contenuto. Solo Giovanni lo mette all'inizio del suo Vangelo, quasi come testo programmatico di tutta la vita di Gesù. Gesù non dice una parola, non dice ah, compie un gesto che è fuori dalla sua normalità, lui che è il Dio buono e misericordioso. Prende le sedie, le sbatte dappertutto. Giovanni aggiunge che caccia, cambia valute, alza i tavoli, li porta in alto, sbatte sedie dappertutto, gli animali caccia insieme agli uomini, si fa una cordicella, addirittura forse probabilmente con le corde a cui erano legati gli animali, e con questa frusta, in maniera violenta, caccia tutti. Sembra una vera e propria follia. C'è qualcosa che non va, siamo abituati a vedere un Gesù mite. Lui va su tutte le furie, si vede che non ce la fa assolutamente più. Perché questo gesto di Gesù? Il perché è racchiuso in questo versetto, nel versetto 16. Portate via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. Se prendiamo il libro del profeta Zaccaria, capitolo 14, c'è scritto: in quel giorno, cioè il giorno del Signore, non vi sarà neppure un mercante nella casa del Signore degli eserciti. Non si confonderà il culto con il commercio. Addirittura Isaia, al capitolo 1, versetto 11, scrive così: perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero, dice il Signore? Sono sazio dell'olocausti di montoni, del grasso di pinguini vitelli, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Allora il vero culto non è quello che si fa con le cose, con le materie, non è il culto dell'edificio, ma è il culto del corpo di Cristo. Difatti, rispose Gesù, distruggete questo tempio e io in 3 giorni lo farò risorgere. Parlava del tempio parlando del suo corpo. 3 volte utilizza questa parola Giovanni, soma, corpo, riferito a Gesù, in questo episodio della cacciata al tempio, quando sarà deposto dalla croce e quando i discepoli arrivano al sepolcro a trovare il suo corpo, cioè le 3 manifestazioni evidenti
del corpo di Cristo. Romani 12:1. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. E questo è il vostro culto spirituale. A Dio non offriamo cose materiali, offriamo la nostra stessa esistenza, la nostra stessa vita. Non andiamo in chiesa per incontrare un edificio fatto di pietre. No, la prima lettera di Pietro dice così, al capitolo 2, versetto 5. Anche voi venite impegnati quali pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Sì. Allora vedete, Gesù è venuto per abolire il culto del Tempio e trasferirlo nel suo stesso corpo. Tre importanti manifestazioni del corpo di Cristo. La prima, il vero Tempio siamo noi. Il vero Tempio di Cristo è il suo corpo e noi siamo la Chiesa. Se vogliamo adorare Cristo, come Gesù risponde alla Samaritana, dobbiamo adorarlo nello spirito e nella verità. Non ci basta entrare in un tempio fatto di pietre per pregare il Signore. Per pregare il Signore dobbiamo entrare nel corpo di Cristo. Ma quando andiamo in chiesa, entriamo nel corpo di Cristo o entriamo nella chiesa? È difficile. A volte rimaniamo spettatori di un rito freddo. Secondo, non ci può bastare il rito e il culto. Dobbiamo trasformarlo in sacrificio d'amore per gli altri. Ogni volta chiamiamo l'altro il fratello, così costruiamo il corpo di Cristo. Terzo, molto importante, la passione per questo corpo è la capacità di entrare in intimità con Dio, mettendo fuori il commercio, anche quello più sacro, che potrebbe essere addirittura guadagnarsi la vita eterna. No, non siamo lì per guadagnare nulla, siamo lì per ricevere il dono gratuito di Dio, che è la vita eterna. Entriamo in chiesa per stare con Lui, per ricevere il suo corpo, per ricevere tutti i suoi doni. Buona domenica.